Benvenuti, 1962 l'avete visto comporre nella nostra slot machine. Allora andiamo indietro esattamente quindi di 50 anni e come al solito andiamo a vedere se è vero o no che il tempo vola oppure se il tempo ritorna invece magari è la nostra vita che vola via. Ma andiamo a vedere cosa accadeva in quel 1962. Beh, è uno degli anni principali di quello che verrà definito il miracolo economico, con tutte le distorsioni e i problemi che aveva, quindi poi di miracolo tutto sommato non aveva poi così tanto. E addirittura in quell'anno il PIL, il prodotto interno lordo italiano, sarà uno dei più alti registrati dal dopoguerra ad oggi. Ma è anche l'anno del Concilio Vaticano II, quello di Papa Giovanni XXIII, che si concluse poi 3 anni dopo sotto il pontificato di Paolo VI e che introdusse importantissime novità nella Chiesa. Ma entriamo nel cuore, andando ad una data particolare, quella del 31 maggio. È il 31 maggio del 1962 e tra diversi treni in circolazione sulla rete ferroviaria italiana ce ne sono due in particolare. Uno è un treno passeggeri che quella notte era diretto a Genova, carico di persone, molte delle quali stavano per raggiungere la costa Ligure per la villeggiatura. Mancavano pochissime ore all'arrivo del mese di giugno. Alle 2.30 di quella notte si trovava sul terzo binario della stazione di Voghera in attesa di ripartire alla volta di Genova. Il secondo treno invece è un treno merci, partito a 00:02 dalla stazione di Milano. Viaggerà per più di 2 ore a una velocità sostenuta, tra i 70 e i 75 km orari. Verrà giudicata inammissibile una velocità per un carico come quello. E avrebbe dovuto fermarsi a Voghera per fare il cambio di locomotore, perché lì la rete ferroviaria aveva una diversa impostazione per cui andava cambiata comunque la trazione della macchina. Ma incredibilmente, in avvicinamento alla stazione di Voghera, il treno mantiene la stessa velocità. Non si accenna a una frenata se non negli ultimi 170 metri, ma saranno troppo pochi perché il treno piomberà addosso all'ultima carrozza del treno passeggeri che era fermo sul terzo binario e sarà un disastro, sarà uno degli incidenti ferroviari più gravi dal dopoguerra ad oggi in Italia. Morirono 64 persone, altrettanti rimasero ferite in quella terribile tragedia. Cosa resta oggi? Ce lo chiediamo sempre. Di quell'evento oggi resta una lapide di marmo che è in quella stessa stazione di Voghera, che recita: l'orrore angosciato della sventura di allora riviva oggi e sempre nella memoria raccolta e silenziosa di tutti i vogheresi. Noi ci uniamo anche al dolore di coloro che hanno perso delle persone care, dei parenti in quella strage di 50 anni fa. Ma noi vi stiamo chiedendo cosa facevate, se c'eravate nel 1962, lo chiediamo ad Amelia che ci chiama da Fermo. Amelia, lei c'era nel 1962? C'ero. Quali c'ero? È l'anno del mio matrimonio. I miei genitori avevano un bar, il bar dell'autostazione, qui a San Delfino a Mare. E siccome mia madre era malata, asmatica, e, dando ascolto ai medici, da diversi anni andava a fare le cure termali insieme a mio padre. E questo bar rimanevamo io e mia sorella, che era più grande di me, e avevamo dei turni. E io stavo facendo il turno del pomeriggio, dalle 14 in poi. Ecco, e, l'autostazione, si fermavano i pullman di linea. E c'erano due pullman, uno che metteva in collegamento Macerata a Fermo e l'altro Civitanova Marche, la stazione con San Delfino a Mare. E doveva quello di Fermo, Macerata a Fermo, aspettare la coincidenza. Però quel giorno questa coincidenza saltava, portava ritardo. E allora i viaggiatori sono scesi e sono entrati nel bar a consumare. E tra cui c'era un ragazzo, un bellissimo ragazzo che mi ha colpito subito. Ha comprato il suo gelato
E poi il ragazzo incontra la ragazza, aspettando che gli altri uscissero, e si è fermato a parlare fino all'arrivo del pullman. E da lì, è scoccata la scintilla, è stato il momento che poi, diventerà nel 1962 una unione per tutta la vita, un matrimonio. Per tutta la vita, infatti. Grazie Amelia, grazie davvero, è stata preziosissima con questo racconto, grazie. Torni a chiamarci quando parleremo di un altro anno che riguarda la sua vita. In quell'anno c'era anche un film che andava, che è stato presentato al grande schermo e che ha riscosso un grandissimo successo. E aveva una colonna sonora molto particolare, tante canzoni al suo interno, tra cui questa. Sentiamola guarda un po'. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. E beh, guarda come dondolo, Edoardo Vianello. Poi nel film c'erano anche altre, c'era Pinne, Fucile, Occhiali, c'era Sandro Pettuis, Un Peppino di Capri, tante canzoni di quell'epoca in un film. Avete capito di che film stiamo parlando? Facciamocelo raccontare da Eugenia. Roma. La mattina di Ferragosto 1962 è deserta, silenzio. L'afa ha addormentato l'intera città. Bruno Cortona è un quarantenne, alto, vigoroso, bello, ma nulla facente e anche un po' cialtrone. Amante della guida sportiva e delle belle donne. Per Bruno l'importante è stare sempre in moto. Non fermarsi mai. Secondo Bruno la vita dura giusto un giorno. Lui le cose le sfiora, senza mai toccarle. Nella mattina di Ferragosto 1962, Bruno vaga alla ricerca di una cabina telefonica. Non la trova, ma c'è un giovane affacciato alla finestra. Bruno gli chiede di fare una telefonata. Il giovane lo accoglie in casa. È uno studente di legge, Roberto Mariani. Lui è rimasto in città per preparare gli esami. Roberto è timido, è impacciato. È il tipo di ragazzo che sa aspettare il suo turno e che intanto progetta il futuro con lentezza, con responsabilità, tipica di chi sa dare il giusto peso alle cose che si fanno. Dopo la telefonata, Bruno chiede a Roberto di fargli compagnia. Di fare un giro in macchina. La simpatia un po' cialtrona del primo ha la meglio sulla timidezza di Roberto. I due partono per un viaggio in auto, una decappottabile bianca a velocità sostenuta che li porta fino in Toscana, raggiungendo mete a caso e anche sempre più lontane. Durante il viaggio verso il nord e verso il mare arrivano anche a far visita ad alcuni parenti di Roberto e alla figlia ormai grande di Bruno. Il giovane Roberto sarà più volte sul punto di abbandonare il viaggio, ma sia il caso, sia una certa inconfessabile simpatia tiene unita la coppia di amici. Il viaggio significherà per Roberto anche un percorso di crescita, di maturazione. La conclusione però è tragica. Durante l'ennesimo sorpasso avventato fatto da Bruno, l'auto si scontra con un camion e Roberto perde la vita. E beh, il sorpasso raccontato da Dino Risi, regista di questo film, che descrive bene quel boom economico del quale parlavo pochi minuti fa, relativi al 1962. Un film che valse a Vittorio Gassman addirittura un Naso d'Argento e un David di Donatello. E poi quel sorpasso famoso, sapete dove si svolgeva? In via Aurelia, la via dove si trova TV 2000, quella che vi ricordiamo sempre quando vi diciamo l'indirizzo, via Aurelia 796-00165 Roma. E proprio qui venivano girate quelle scene memorabili di quel film. Vi stiamo raccontando il 1962, l'abbiamo fatto attraverso gli episodi accaduti in quell'anno, attraverso un film, il sorpasso di Dino Risi, e lo facciamo adesso anche attraverso la musica. Beh, un anno di fermento musicale, intanto è l'anno nel quale i Beatles raggiungono la loro formazione definitiva, ma poi c'è una canzone che spopola davvero in quell'anno. Sentiamo un po' di che canzone si tratta.
quando tu verrai. Dimmi quando, 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 l'anno, il giorno e l'ora ancora, forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai. Fino a quando, 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 d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì. Tony Renis, quando, la canzone è scritta da Alberto Testa, che era lo stesso autore di Grande, 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 uno che aveva intuito, non solo un grande paroliere, ma uno che aveva intuito il potere del ripetere tre volte la stessa parola, quando, grande, grande, grande. E poi è anche l'anno in cui questa canzone andò bene, ma era dietro in classifica rispetto ad altre che erano cover di canzoni straniere. C'era Pregherò, la cover di Stand By Me di Celentano, c'era Ogni Giorno, interpretata da Polanca, cover di Lonely Woman Tender, e poi anche Stai Lontana da Me, sempre di Celentano. Questa canzone è stata tradotta in centinaia di lingue, tra cui quella vietnamita solo 5 anni fa, mentre in America ha avuto sempre un successo straordinario, venendo reinterpretata anche recentissimamente da due artisti americani, sono Fergie e Michael Bublé. Sentiamo un po' le loro versioni di Quando, Quando, Quando. When will you say yes to me? Successo da 50 anni anche oltre oceano, ma io voglio andare un attimo sul nostro divano perché volevo chiedere se i nostri ospiti c'erano o no, magari la signora Bonaccorti era nata intorno a quegli anni. Mannaggia, ma secondo io lo me sapevo no, che dovevo andare via no. prima, io stavo per andarmene, vedi, poi rimando e sono punita. Sì che c'ero, e me lo ricordo benissimo il 62. Come così? 62 te lo dico, Vitelli. Io nel 62 avevo 12 anni, va bene? Così facciamo i conti pari, si sa subito tutto. Gliene davo di meno. Ma grazie. Comunque nel 62 a 12 anni è stato un anno importante perché è stato l'anno in cui da Genova la mia famiglia si è trasferita in Sardegna, a Sassari. Per cui fra pochi giorni saranno proprio 50 anni esatti. Madonna mia. Non mi viene neanche da dirlo, guarda. Lo ricorda come una cosa felice o un periodo? No, terribile, terribile. Ho pianto tutto il viaggio in nave, ero disperata. Quando tu porti via dalle sue radici una bambina, io se vuoi ti dico il mio appello della seconda media che facevo, Bertolino Bonaccorti, Possembiante, Camorra, Cesarato, perché sono rimasta traumatizzata. Lasciavo la classe, lasciavo la scuola. Ma poi l'ha superato? Non si sa se l'ho superato, non si sa. Beh, sono cose che rimangono, Poi il 15 agosto del 62, lo ricorderò tutta la vita, sentivo nella telefonata precedente che avete avuto qualcuno che lo ricordava con gioia. Io invece a 12 anni ero nella stanzetta scura, diciamo, quella di casa, dove c'era un letto d'appoggio, rannicchiata lì, che dicevo, non me lo dimenticherò mai questo Ferragosto del 62, non sarò mai più così triste nella mia vita, perché a 12 anni mi ero presa la cotterella per un ragazzo bellissimo che ne aveva 16 e non mi guardava proprio. Ma noi abbiamo una telefonata, andiamo a Caserta dove ci aspetta la signora Luciana. Buongiorno Luciana. Meno male, grazie. Buongiorno. Luciana, cosa ci vuole raccontare? Io voglio raccontare che nel 62, alla fine del 62, allora le scuole iniziavano in ottobre, mi sono iscritta alla terza media della numero 1, che ricorderà Enrica Bonaccorti. Eravamo nella stessa classe, lei probabilmente non ricorda più me, e lei è più famosa, per cui io ricordo benissimo lei.
e appunto le dico che sono Luciana Cavalieri, noi eravamo in classe insieme. Alla piano, voglio capirti bene, alla numero uno di Sassari. Alla numero uno di Sassari. Anch'io c'ero, in classe con te. Sì, io ti sento, ti devo sentire dal telefono o dalla televisione? Dal telefono. Ah, dal telefono. Allora, eravamo in classe insieme, tu eri appena arrivata, avevi un taglierino rosso. Un taglierino rosso? Il primo giorno di scuola. Sì, sì, me lo ricordo perfettamente. Era di mia madre aggiustato. Avevi i capelli un po' sul rosso. Luciana, era di mia madre aggiustato. Nella stessa classe. Era di mia madre aggiustato. Quel taglier rosso, era la cosa migliore. Perfetto, ti stava a pennello. Grazie. Poi mi ricordo... Ti ricordi di me? Io ero piccolina bruna e tu eri alta come adesso. C'era Sanna, c'era... Sì. La Sanna, c'era insomma un po' di nome, mi ricordo. Sì. Ma mi fa tanto sì, piacere. Sì, sì, io sì, ringrazio Sandro Bromila. Femminile. Grazie Luciana, è io stato ringrazio davvero una sorpresa. Ho seguito perché ho sempre avuto il ricordo e ho detto Chicca è rimasta la ragazza di sempre. E infatti io Chicca sono in casa. Grazie Luciana, non un ricordo. Non sei cambiata per niente. Luciana, grazie Luciana per questo ricordo. Grazie, grazie. Enrica, grazie. Insomma, visto, abbiamo trovato anche ricostituito una parte di quella classe di quel 1962. Ma io sono di un romantico, di un nostalgico. Io invoco l'amnesia perché con tutta questa nostalgia che ho non so come fare a respirare. Grazie mille a tutti quanti voi.